si è bloccata la live. È saltata. Sì, ora sei ritornato. Tornato. Tutto a posto? Sì. Ok. Allora, e il secondo qual era? Toguro? Sì, Toguro. E andiamo, mettimi il biondino di Hunter Hunter. Kurapika? Yes. Ok, a Bruxelles? Mi metti Ryuga? Aspetta. Qual era? Forse voleva dire Ryukyu lì. Sì. Aspetta. Rukia, ah, Rukia, ok. Eccola qua. Rukia, ok. Poi Mimetta. Mm-hmm. Coso. Mi prende quello là di Boh. Boh? Majin Buu. Ah, ok. L'Agda. C'era di qua. Eccolo qui. Ok, dimmi il terzo. Kaguya. Quale? Kaguya. Ok, Kaguya. Vediamo se era di qui. No, era di qua. Ok, andiamo. Quinta vendita oggi, come cazzo ha fatto? Dio, poi non mi do un cazzo. Poi gli chiedo qual è il suo profilo, volevo vedere che cosa vende, perché non è possibile. Senta. Chi ce l'ha a casa? C'è il mio avversario, la concorrenza, ce l'ha con la concorrenza. La concorrenza. No, sto guardando perché il tuo testo. Allora, intanto vediamo al momento Toguro e quindi Mr. Smirente che le sta prendendo, ma ora tocca a lei, una schivata dopo l'altra. E ora tocca a Mr. Smirente. Bu però si fa avanti. Bu si fa avanti. Questo ha fatto male. Grande colpo da parte di Toguro. Para, sta bello in difesa. Vediamo se riuscirà a controbattere. Allora, c'è stato uno switch. Ancora vantaggio per Mr. Svinette. Kaguya, vediamo se finalmente farà qualcosa. Sta cercando di rimontare. Eh sì. Piano piano ci sta riuscendo, eh. Ah sì. Super mossa. Super mossa. Questa fa male. Fa parecchio male. Vantaggio per a Bruxelles. Ok, ecco di nuovo Cell. Un super mossa andata a vuoto. Ancora Cell. Aia. Stai rischiando, eh. Tocca di nuovo Toguro. Super mossa da parte di Toguro. No, è andata a vuoto, aia. Perso una grande occasione. Madonna. Occhio che potrebbe. Aia, se lo colpisce potrebbe essere finita, eh. Eh sì. Wow, che bella! Bella! Non si era mai vista questa mossa. Conclusione e finalmente la vittoria di a Bruxelles. Avanti, questa combattuta non è stata a senso unico. No, no, assolutamente. Madonna, Kaguya questa volta bellissima, eh. Bellissima. Ok, dati i punti. Chi è che doveva dare i punti, io o tu, Anu? Io. Nessuno ha votato Zube. Nessuno? Nessuno. Complimenti. Davvero un bel match. Che mosso ha fatto finale?
Sembrava una legendary finish di... Quello era il Bankai di Rukia. Bankai, bellissimo. Però non l'ha detto. Sì, sì, no, ma è il suo, è il suo. Soprattutto è bella la trasformazione finale che c'ha, tutta vestita di bianco. Ho avviato il pronostico, andate a votare. Andate, andate. No, leggevo, perché c'è un gruppo Telegram che collabora con Vinted, no? E vedo tutti che, soprattutto uno in particolare, che fa 3 vendite oggi, 5 oggi, io 0 ancora da quando sono dentro sto gruppo, va bu. Concorrenza, la concorrenza ti fa fesso. C'era qualcosa che, boh, volevo giusto andare a vedere che articoli ha in vendita, che minchia, ogni vendita, porca puttana, ogni boost fa una vendita, che cazzo. Cazzo, devi usare le sue stesse tecniche. Infatti. Allora, vendo un prodotto a 20 euro, non vende. Vendo un prodotto a 5 euro, non vende. Da 10 euro, non vende. E fai che cazzo vuoi? Vogliamo l'ora del cazzo e qualcuno la riscatti. Calma, calma. È un momento, è delicato questo, è un momento molto delicato. Yeah. Votate, potrebbe votate. Essere la rimonta di Abruxal. Ma l'avete messo quello nuovo? Perché vedo ancora quello vecchio qui. Sì, sì, io l'ho messo. E hanno anche votato. Sì? Oh. Ok. Perfetto, allora. Domanda di rito. Marta, vuoi cambiare sì. O usare il jolly? No. No, puoi solo cambiare, ok. A Bruxelles vuoi cambiare e usare il jolly? Vuoi cambiare, usare il jolly? Vuoi fare qualcosa? Facci. Eh? Cambiare. Jolly no? No. Ok. Dai, vediamo se sarà la rimonta adesso, eh. Allora, Vegeta. Ok. Poi andiamo con Bakugo. L'hai già superato. Come l'ho già superato? Ah, era qui, ecco. Sì, è più indietro. Ok, poi? Meruem. Ok, dimmi a Bruxel. All Might. Ok. Mi metti poi. Grazie per il follow, thanks for follow. Dimmi. So, ma scorri un attimo. E non so. Ma questo l'ha preso mai qualcuno? Sì, l'avete preso, mi pare, sì. Sì, l'avevano preso. Forse era il Fuccio negli scontri di esibizione. Lui? Chi? Goku? Pietro. Prometheus? L'altra. Galena? Kane? Sì, lei, la signorina. Ok, poi? Poi? Io scorro, Poi mi metti le spada. Anzi, gamba nera. Barba nera. Barba nera? Gamba nera. Teach? Gamba nera. Teach, quindi? Sanji. Ah, ok, Sanji. A posto. Gamba nera, mi sa che hai sbagliato film. Ok, andiamo. Teach. Era facile. Mi ha lasciato un po' perplesso. Ok, andiamo con quest'altra Tris. Quella di Marta potrebbe essere devastante, ve lo dico, eh. Sì. Però dall'altra parte c'è un All Might, vedo, quindi non si sa, non si sa. Tutto è detto. Tutto è detto. Tocca a te stavolta o a me? Chi tocca? Sì, a me, a me. Ok, vai. Chi sarà il primo a dare il pugno? Ma quante ne mancano? Se ne arriverà 10. Non tanto. A te 3 vittorie. Comincia Vegeta con la super mossa. Quale? All Might comincia a prenderle. Madonna, ma che schivate, ragazzi. È incredibile. Cioè, però All Might non ti ha ancora toccato, Marta. Non ti ha ancora toccato. Eh sì, All Might ecco, ora male, con il Detroit. Non buco nessuno, stai buono.
Super mossa per Vegeta. Guarda, guarda come stai vincendo, eh. Come osi darmi del gusto? Guarda, guarda quando parli. Altra super mossa per All Might. E questa fa davvero male. Eh sì, mettete un cerotto a Vegeta. Sono rotti anche i vestiti. Sempre l'eterno secondo. Tu cosa fai? Si stanno studiando. Sta studiando difesa, All Might. All Might non si fa studiare. Vegeta. C'è un po' di rimonta, ma ora c'è la super mossa andata a buon fine. Quindi questa fa abbastanza. Ah, non ha fatto tanto male. No, si sa che era in difesa All Might. Ormai. Vediamo se la nuova arrivata fa. Sta mettendo male qui, eh? Sì. C'è la rimonta di Abruzzo. Poi Vegeta non switcha, eh? Manca un pelo per Vegeta ed è la fine. Arriva Bakugo contro All Might e niente. Troppo tardi, Bakugo, troppo tardi, peccato. Arriva un'altra vittoria per a Bruxelles, inizia la rimonta. Una cosa molto simile a quella di altri, eh. Volta All Might non è servita a niente. Però hai vinto. Quello sì. Ok, si date sta... i punti. Dimmi quando hai fatto. Fatto, dati. Ok, a chi tocca farlo adesso? A me. Ok, vai. Ryogen, cosa hai da dire finora? C'è una risalita di Abruxelles qui, eh? C'era da metterlo in conto. È un qualcosa che non si può calcolare, date, signori. Andate a votare. Ma sti... L'unica cosa che vorrei far notare sono questi grandissimi switch che tra i personaggi, nel senso il... continuare a vanisciare, il continuare a fare i counter, bellissimi, veramente sì, belli, ti lasciano il fiato sospeso. Sì, non sai mai chi finisce per primo, vero? Una costante, sì. Comunque è ritornata la cosa che sta succedendo come nel mio scontro. Eh sì, la risalita di 20 e poi piano piano la tua. Per poi concludersi con la vittoria di 20. Marta, 3 vittorie deve fare, eh? Marta, sei consapevole di questo? 3 vittorie devi fare, eh? Ma... dillo ai miei personaggi che... sono un po' sottotono. Dai un Ritter Sport, che ne so. Comunque, io ho notato una cosa, non vorrei dirlo, ma chi ha in squadra All Might quasi il più delle volte vince. Ma dipende, perché comunque Manu ha vinto contro la squadra Bakugo All Might. Sì, ho detto quasi il più delle volte. Più delle volte se non sta contro Manu. È il nostro anal champion. Non per niente lui è il campione. Voglio che la nostra Lilinet la batta. Ma male li devi fare, male. Allora, devi perdere. Allora, abbiamo fatto? Che dovrebbe essersi ripresa. Andate a controllare. Sì, c'è ripresa. Si vede tutto a posto? Mi sentite? Ok. Allora, avete già fatto le votazioni? Alti? Ok. Sì, allora. Le ha fatte Manu.
Allora, solita domanda. Marta, vuoi cambiare? Sì. Ok. Vuoi usare il jolly? No. Ok. Zio Bello, tu vuoi cambiare? Sì, ho perso quando ti tratti di Goku. Eh? Non ho capito. Sulla sua live hanno fatto, ben messo l'immagine di Goku che sono apparse nel suo schermo. Sì. Mm-hmm. Vabbè. Ok. No, comunque, Zio Bello, vuoi usare il jolly? Allora, la risposta qual è? No? Ok. No. Ok, dimmi Marta. Allora, Yusuke. Ok. Poi Cell. E Gaara. Cell e Gaara. Ok. Vabbè, dimmi Zio Bello. Allora. Beh, metto un Trunks. Ok. Bibetta, cappello di paglia. E la signorina Hancock. Ok. E durante il grande ritorno della boa. Eh sì. Boa Hancock è tornata fra noi. E anche il grande ritorno di Gaara. Mi raccomando, aggiornatemi se rivedete crashare la live. Soprattutto tu, Alti, che stai vedendo anche la live. Sì, sì. Direttamente su Twitch. Senti, durata live ti dà ancora 17 minuti? Sì. Ok, quindi non si è azzerata quando è crashata. Si è azzerata soltanto la prima parte. Vabbè, tanto quella è salvata, poi ci penso io. Ti toccava adesso la telecronaca a me? Sì, a te. Ok, ok, allora Yusuke, ecco qui Marta in vantaggio. Vediamo se riuscirà a tenerlo. Uno Yusuke molto aggressivo. Bella mossa di Rufy. Ancora vantaggio di Mr. Spinette. Ora Cell. Cell ci dà duro. Aia, super mossa di però Rufy. Però pure Rufy, vediamo se va a buon fine. Eh sì, è andata. Questa fa male. Questa fa molto male. Scaraventato via. Vediamo un po' cosa riuscirà a fare adesso Cell. Situazione ancora aperta, ora tocca a Gaara. Super mossa. E anche questa fa male. Ritorno in vantaggio di Marta. Assolutamente. Vediamo se riuscirà a essere stabile. Ci sarà qualche comeback. Ora tocca a Trunks. Un Gaara molto difensivo. Mossa completamente a vuoto. Switch. Il super mesh. Può ancora farcela. Reigan è andato a vuoto. Combattuta fino all'ultimo. All'ultimo respiro. Potrebbe ritornare in vantaggio Bruxelles. Sì, rischia, e sì, difatti si rischia. Super mossa di Trunks. Andata a vuoto. Oh, super mossa. Ecco, se va potrebbe andarci. Potrebbe farcela. Eh sì, vince Marta. Olè. Madonna ragazzi, che sudate però. Eh sì, questa è stata molto combattuta. Mettermi così in ansia, io non ci riesco a fine partita. Hai rischiato a resistere così tanto, Hai rischiato la sconfitta, Cioè la trasformazione di Yusuke Urameshi ha fatto il miracolo. Assolutamente sì. Madonna. Bello scontro, bello scontro. Kyogen, cosa hai da dire a riguardo? Confermo quello che avete detto voi. Fino all'ultimo respiro.
mi aspettavo una doppia Alchemist lanciata insieme, ma invece c'è stata la parata di Yusuke. Signora contromossa proprio. Assolutamente. Non male. Abbiamo avuto un sell molto rapido. Yusuke Urameshi molto aggressivo e un Gaara difensivo, ma allo stesso tempo anche d'attacco. Bella Tris, ci è piaciuta. E abbiamo visto anche delle abilità che comunque non sono quasi mai state utilizzate, no, è vero? Gli Awaken. È vero. Allora, ve li dati i punti? Uh-huh. Tocca a te in mano adesso farlo? No, tocca a me. Ok, vai, Alti. Mistress Linette si avvicina, Altre due vittorie. Andate a votare. Andate. Ma in tutto questo tu... si sta chiedendo ai partecipanti cosa ne pensiamo, ma di per sé coloro che stanno affrontando i match cosa pensano? Come si sentono? Sentiamo. Marta, cosa lo stato d'animo qual è, ragazzi? È adrenalina, ragazzi. Cioè, non so neanch'io come descrivere. Mi fanno sudare fino alla fine, cioè... Vabbè, meno male che siamo in inverno. A volte sei anche incredula spans. Di quello che succede. Sì. Tu a Bruxelles che ne pensi di quello che hai visto finora? Niente. Bella risposta. La fortuna è tua amica? La sfortuna. Non è vero. Non ho ancora vinto. Siete 8-4, puoi ancora farcela. Mai arrendersi, never give up. Devi credere nel culatello. Tu Manu, cosa pensi di tutto questo? Cosa penso? Ti vedo sorridente. Finito il pronostico. Ti vedo quasi godurioso di quello che stai vedendo. Perché non mi fanno i pronostici? Strana. Allora, è finito il pronostico? Sì. Ok, quanti hanno votato? Non ho visto. Puoi vedere comunque se guardi adesso. Ho votato in due. Meglio due che uno. Comunque, allora... vale per entrambi. Volete cambiare i personaggi? Sì. Ok. Volete usare il Jolly? A Bruxer? Non ancora. Tu, Marta? Okay. Passo. Ok. Vai, dimmi pure. Allora, andiamo con Naruto. Ok. Poi... Boruto dicevi anche? No. Killua di Hunter x Hunter. Poverino, che ha fatto Boruto di male? Esiste, ecco. Esiste, l'abbiamo detto insieme. Ma no, ma povero. L'ho detto apposta per creare un po' di confusione. Dai, dimmi il terzo, dai. E poi mettimi... di Bleach. Chi? La Bleach, io Ruchi. Quella gatto. Quella gatto. La waifu di 20. Eccola qua. Davvero, Ned Stephen. Dai, buono, tu stai mansueto. Io sto facendo fuori le basi, altro che... Allora, ma Bruxelles, dimmi tutto. A Bruxelles vorrei scegliere la decisione più opposta. Squadra causale. Sì, tutto randomico? Bello. Ok. Vediamo cosa ti danno. Ora ci sto, con la mano alla spalla. È interessante come Ruichi squadra. Everywhere. Ok, a te l'onore stavolta, Alti. Non so, a New York City. Datte Bayo. Bayo, corre, Bayo. Ho paura per un personaggio. Già si parte con la super mossa, andata a buon fine. Naruto, un po' calmo. Si va in vantaggio per Marta, che è ancora intoccabile.
Ecco la rotta. Ecco la voce di Erwin. Direttamente da Attack on Titan. Vediamo, Rasengan è andato a buon fine. Ha fatto un Rasengan. Questo fa male, se va a buon fine è... Vediamo se c'è la rimonta. No, ancora in vantaggio per Marta. Super mossa. Questa è quella che fa male. La volpina. Andata a buon fine. No, per niente. No. No. C'è Sasuke. Cazzo. Wow, ma che bello, direttamente dall'anime. Ah no, ormai no. Te l'ho fatto sognare per un istante. Killua le ha prese all'inizio. Le sta prendendo. C'è il vantaggio per Abruxelles. Bravo. È un bel personaggio quello. Ancora un tocco. Troppo passivo, ecco. Killua, troppo passivo. Stavolta sì. Troppo passivo. E ha subito fino all'ultimo. Inizia la rimonta di Abruxelles qui, eh. Vai, da dare i punti, va. Fatto, dato i punti. Ok, mano a te l'onore adesso. Questa come ti è sembrata, Kyogen? Molto combattuta. Molto. E allo stesso tempo, come hanno già detto, molto canonica. Peccato verso la fine quel Killua che non ha fatto nulla, Poteva fare, invece sì. Ha solo subito. Aveva una bella ultimate in tasca, se l'è tenuta lì. Già. Ha fatto il buchino. Votate che il tempo scorre. Votate! Votate o suono la vuvuzela, Votate o sono la vuvuzela. È arrivata. Da mo' che mi è arrivata la vuvuzela. È l'otamatone che ci mette un po'. È ancora in marcia l'otamatone. Ma arriverà. Pochi secondi, sta per finire, andate a votare. Chi che l'ha fatto stavolta? Io. Ok, Alti, hai votato? Sì, ho votato. Ma finora stai vincendo, Oren? Sì. Ok, quanto stai ora? 2810. Buono. Falli crescere. Finita? Con tutti questi punti canali puoi smettere. No, manca poco. Cosa, Bruxel? Può anche riscattare Vuvuzela, visto che ho tutti questi punti canale. No, le ho tolte. Per il torneo ho tolto tutte le cose che non c'entrano. Trasformazioni, Vuvuzela, tutto tolto. Il torneo è sacro, Però intanto può mettersele da parte per altri tipi di live. Ok, è finito. Domanda di rito. Volete cambiare i personaggi? Sì. Ok. Volete usare il Jolly? No. A Bruxelles? Idem. Ok. Tra l'altro la squadra di Bruxelles era casuale, ha vinto, giusto? Sì. Niente male. Ok, dimmi tutto, Marta. Toguro. Asta. Merlo. Ok. Ok, dimmi tutto a Bruxelles. E andiamo con la causa Vale. Di nuovo, randomico? La sento calda. Andiamo randomico, mi fido del sistema. Vai. Raga, ma... Ah, sta da tutte le parti anche qui. C'è, ti tocca stavolta? Visto. Ti tocca a me? Sì, tocca a te. Perfetto. Che cazzo sono?
Vediamo se Toguro sarà bello tosto, bello rafforzato. Con i suoi bei capelli pomatati. C'è anche il ritorno di Biscuit. Eh sì. Ok, vantaggio momentaneamente per Abrupt, l'asta contro asta. Altra asta. Ancora intoccato. Però asta bello potente, Sì. Finalmente i primi danni da parte di Mistress. Super mossa da parte di Mistress Minet, andata a segno. Può ancora farcela, può ancora rimontare. Stiamo calmi, non è ancora finita. Madonna, che danno! Gli ha fatto un bel danno. Okay, super mossa di Abrupt, è andata a buon fine. No, è andata a vuoto. Hai perso una grande occasione. Ogni super mossa a vuoto è sempre una grave perdita. Soprattutto in momenti come questi, La schivata dopo l'altra. Madonna, Meruem è proprio allucinante. Questo mortale te lo devi piccare nel culo, capito? Una bella occasione per Abruxel. Vediamo se riuscirà a tenersela. Lo Biscuit. Se le sta solo prendendo. Ora proprio Hunter Hunter all'ennesima potenza. E vai a far culo, muori, pezzi. Nessuna trasformazione difesa, di Biscuit. Difesa. Madonna, come difensivo quell'asta. Sì. Anche Meruem non scherza. Se la vogliono giocare bene. Aia. Madonna, che asta è forte, ragazzi. Sì. Oh, risalita di Abruxel, Minchia, dura a morire. 8 a 6, ragazzi. 8 a 6. Dati i premi. Questa scuola che facevano i panetti di coca di eroina, che bello. Sei mansueto tu. Sto guardando cosa fanno qua. E ricordiamo il nostro sponsor, Grappa di Amarone, cantina della corte. Netta di vino. Ok, a chi tocca adesso fare la cosa? Io sto già facendo. Ok. Ma state risalendo. Ok, andate a votare. Quella Stray, ben arrivato. Qui si sta combattendo di gusto. Ciao Stray. Ciao Stray. Una cosa allucinante. Andate a votare. Kryogen, che ne pensi di questa risalita pian piano di Abruxel, Notevole. Notevolissimo, dal momento che il suo asta in questa partita ha spaccato i culi. Sì. Poi hai visto quanto erano difensivi certe volte, Sì, è stato molto bello anche vedere una cosa del genere, perché sia uno che l'altro aspettavano il momento giusto per attaccare, però l'altro poi si metteva in parata di conseguenza. È stato bellissimo. Sì. Nonostante il casuale, oltretutto gli è uscita anche una bella tris. Oh, sono due volte che fa casuale, due volte che vince, Non è poi tanto un malus. Sai che c'è? Casualità. È molto un malus, quindi si porterà fino alla fine questa cosa. Ah, quindi continui così? Certo, fino alla fine. Mi ha trovato la strategia perfetta. Quindi lei così bypassa anche il problema dei jolly. Sì, perché lui lo usa su se stesso. Si autogiolla continuamente. Si autogiolla, sì. Si trastulla, si autogiolla. Dai mansueto tu. Mistress, tu che vuoi fare? Vuoi continuare a sceglierli o vuoi dare anche tu, usare anche tu questa tecnica? Usiamo anche noi, dai. Sì? Vai, casuale. Come allora, è finito? Va? State ancora votando? Oh, che bello. Ragazzi, okay. Manca poco e finisce. Cioè, con il casuale veramente stiamo vedendo delle belle partite. Allora, quindi, cambiate personaggi. Qualcuno vuole usare il jolly? No. Ok, è finita. No. Ok. Come azioni sono? Allora, casuale Marta? Vai. Ok. Abruxel casuale? Sì. Ok.
Io che le immagini che c'hai. Sorpresa. Oh, come ci le hai fatte tu o le hai prese? No, vabbè, ma sono contro il mio personaggio preferito. Eh sì, sei contro gara. Ho preso dei PNG da internet. Però sì, sono sul mio canale principalmente. Ti tocca stavolta a te, Anti. A me. Ok. Mistress Lynette, c'hai un po' di ansia, eh? Una bella rimonta. Già colpito. La rimonta di Marta. Però adesso quanto sono? A Bruxelles. Cosa, Gas? Stai contento qua? 8 a 6 per Mistress Lynette. E vince che va a piedi, no? Sì. Sì. Bello che Marta sta a 8 da un po', eh. Cioè, ci sta una bella rimonta in questo momento di Amorcelle, eh. Ricordo quando erano 7 a 2. Sì. C'è il vantaggio di Marta. Tu che afferma? Che ce l'ha così. È così che puoi fare il mezzo di... Se lo piacciato. Cells la sta combattendo bene. Super mossa. Schivata. Andata a fine. Sì, è andata. Sembrava schivata e invece è andata. Ti posso intendere. Se muoio, però c'è ancora un netto vantaggio per Marta. Quindi tu a culo a culo, se tu ti liberi, però non c'è stato ancora nessuno switch da parte di a Bruxelles. Gli manca pochissimo. Uno sputo e vediamo cosa fanno. Che dopo devi fare un Marta è stata colpita, ma c'è ancora un netto vantaggio. Ole. E arriva finalmente la vittoria di Marta usando la stessa tecnica di Abrux. Ragazzi, siamo 9 a 6, eh. La cosa inizia a diventare delicata qui, eh. Dato i punti. Ok, tocca a te, Manu. Allora, Kryogen, hai visto? Marta ha usato la stessa tecnica di Abrux e l'ha portata alla vittoria, eh? 9 a 6. Match point per Lynette. Sì. Match point. Ragazzi, andate a votare. Andate a votare e ricordiamo che un'altra vittoria da parte di Mistress Lynette potrebbe segnare la sua vittoria e il suo passaggio alla semifinale. Oddio. Eh sì. Gans, vogliamo ricordare il nostro sponsor? Certo, grappa di Amarone. In questo caso... Aspetta, no, è momento sacro. Ripeti, Gans. Grappa di Amarone, cantine della corte, nettare di vino. Ecco, dicevi Kryogen? No, volevo dire una cosa nella mia live, non mi sono mutato, perdon. Ah, ok. Che dica? Ok, allora... Dimmi, Altai. Devo dire che è sempre come è successo con me con 20. 9 a 6, se succede che Marta vince, è come la nostra. È remake. Sì. Allora, solita domanda. Volete cambiare personaggi? Sì. Volete usare il Jolly? No, ormai no. Ok. Ormai siamo noi due il Jolly, io e il Bruno. Scegliete sempre random? Boh, io sì. Ok. A Bruxelles, random? Culo. E a Bruxelles? Sa cosa le risponderò. Ok, a posto. E andiamo con quello che potrebbe essere l'ultimo scontro fra Mistress Lynette e a Bruxelles. Tocca a me stavolta, Alti, giusto? E Alti tocca a me, no? Vabbè, tocca a me. Non so dove è finita Alti. No, scusa, stavo parlando con Six. Ok, tocca a me comunque. Sì, tocca a te. Vediamo un po' che succederà adesso, eh. Oh, ed un Hisoka lì, eh. Aia. Chissà se avrà le sue manie di protagonismo. Allora, intanto comincia subito la nostra Mistress. Ok.
Mossa andata a vuoto. Mi sa che stavolta. Ah, ok. Gara non scherzo. E ora tocca a Hisoka, eh. Ai 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 ai. È arrivato il signor non switch. Si comporta bene, potrebbe essere un vantaggio per la Brooks, altrimenti sarebbe problematica, eh. Ma vedo un netto vantaggio per la Brooks. Per ora sì, per ora sì. Ci sta allargando sempre di più questo vantaggio. Isaka se la sta cavando molto bene. Non switcha, ma fa male. Super mossa per Marta. Beccata in pieno. Buono, buono. Killua contro Hisoka ancora. Vediamo se stavolta Killua riuscirà a fare qualcosa. Rimarrà lì passivo. Mossa andata a vuoto. Switch Grimjo. Hisoka che continua a non cambiare, a fregarsene completamente. È successo come me. Aia, occhio ragazzi. Super mossa di Hisoka. Andata a buon fine. Potrebbe essere la vincita. Vittoria. Oh, a Brooks l'ha rischiato, ma è andata. Hisoka ha fatto quasi tutto lui praticamente. 9-7. Sempre ancora per Mistress Lynette. Date pure i punti. Fatto. Ah, dovevo dargli io comunque, no, io. Mano. Io non, ah, no. Sì. No, io. Se no, non sì, me li faceva dare. Scusa. Tocca a te, Alti, allora. Bjorgen, qui ci si avvicina sempre di più, eh. 9-7. Mamma mia, ma che match questo a Bruxelles, signori. Sì. Ma che rimonta. Marta, ma che succede qui, eh? Andate a votare. Andate. Marta, che succede? Non è destino. Una botta, devi dare una botta e hai vinto, una sola. Minchia, dura a morire proprio quello. Non vorremmo mica arrivare a 9-9, eh? Ci volete rimanere così, proprio una suspense che ci ammazza qui. Sarebbe bello. Minchia. Tutto in onore al deforme. Dai Marta, che io ho votato sempre per te. Prossimamente fra noi. Ma questi favoritismi. Mi dispiace. Gli presenteremo Wolf, così entrambi potranno darti i bacini. No, ce li daranno fra loro. Dici che il nostro largo amico dovrò metterlo in anal fluid? Sì, poi vedremo. Allora, meglio è partito quello nuovo? Sì. Meglio, si sa che la roba fluida scivola meglio. Tranquillo, Garz, che anche tu avrai una bella amicizia con questa persona. Ma vero, anche no. Sì. Come cantava Piero Pelone nei FIBA, non voglio più amici, voglio solo nemici. Amici, no. Non essere invidioso. Comunque, volete cambiare i personaggi? Sì. Volete usare il Jolly? Nuovi. No. Cosa? Okay. Gli Zibia sono nuovi, non ho mai sentito. Sì, lavorano molto il cuoio. Allora, Marta, casuali? No, stavolta scelgo. Dimmi. Perché sai che in Toscana si lavora allora, molto. Allora, Vegeta. Okay. All Might. Vabbè, ciao. Pezzi grossi qua. E mettimi un bel Cell. Può vincere facile, quindi. Ringrazio che non ha preso Bakugo. Tu, randomici? Male. Anch'io sì, pensavo che prendesse Bakugo. E invece abbiamo pensato male. Tocca a te stavolta? Sì. Ok. Ma vedo nell'altra squadra un Bakugo. Ricordiamo che ogni scontro potrebbe essere quello fatale per Abruxel. Abruxel è lì sulla corda e potrebbe romperti e farlo cadere in un burrone pieno di letame. Non è vero, il burrone è pieno di amaro. Ti piacerebbe. Fateci sentire Alti. Cosa? Vai, Alti, a te l'onore. Ma si parte sempre con Bakugo, bello potente. Però arriva la super mossa, parata.
Marta se le sta prendendo. Chissà se ci sarà mai la rimonta. Eccola qua. Di poco ma c'è stata. Bakugo sempre sul pezzo. C'è stato un piccolo switch, ma c'è sempre. Incredibile, incredibile sta rimonta. Io non ho parole, non sto vedendo. Super mossa andata a fondo. Anche Vegeta se le prende, ma va alla rimonta. E ce la fa per un po'. Manca un pelo. E un'altra vittoria per Abruzzo. Ma veramente. Ma che buccio di culo. Manu, ma gli hai dato un pezzo di chiappa da Abruzzo? Ma no. 9-8 ragazzi. Cioè è una risalita mostruosa. Cioè veramente io sono impressionato di quello che sto vedendo. Non so che dire, guarda. Cioè Carso, vogliamo ricordare il nostro sponsor? Cioè che ci siamo. Greppa di Amarone della cantina delle della corte. Fatto, dato i punti. Fermo, è un momento sacro. Fatemi sentire Gars. Gars, ripeti che l'hai detto malissimo. L'hai detto. Ci sono di tutto. Qual è il nostro marrone, cantina della corte, nettare di vino. Esatto. Cosa, Bruxel? Non si era capito, ho detto Gars per iniziare. A Bruxel, basta a bere questo nettare di vino. Sei diventato troppo forte. Cos'è questa? L'ambrosia degli dei. Ma che cazzo fai? Sei diventato fortissimo a Bruxel. Più forte di Manu, forse. Ma non inizia a tremare, che qui a Bruxelles lo vedo bello potenziato, eh. Antidoping ci vuole, altro che assolutamente. Il pronostico è andato. Ok, andate a votare allora. Andate a votare. Io ho paura, questo torneo sta dimostrando veramente terrofagante. Yotve. Marta, che ne pensi di tutto questo? Inizia a tremare, Ma diciamo che tutto poteva succedere alla fine, io non avevo mica vinto. È successo. Manu, cosa hai da dire a riguardo? Veramente strano questa. Vuoi farci sentire una delle tue pernacchie? Qualche cazzo ha fatto non prenderlo, ho detto prendere, io. Allora, Manu, mettiamo questo nuovo obiettivo. Per chi vincerà il torneo si taglierà la barba in diretta. Io non lo farò mai. Perché Manu? Perché lo farai, la vittoria è proprio in omaggio della nostra grappa Amarone. Il vincitore riceverà una grappa di Amarone direttamente da Gars. Solo se si taglia la barba in diretta. La mia barba è sacra. Facciamo che il vincitore si taglia i coglioni, che è ancora più. No, i coglioni sono sacri. Tanto ricrescono, non è un problema. Sì, tagliate. Io non partecipo, sono il presentatore, che volete a me? Allora, torniamo a noi. Speriamo che sei ancora vivo. Impressionato del risultato, Vedere come si fa. Kryogen, non credi ai tuoi occhi, 9-8. Stai parlando, non ti sentiamo. È ancora fra noi Kryogen? Sì, però si è mutato proprio. Non sente neanche. Diciamo che il vincitore avrà l'onore di tagliare le boie a Light. Quali boie? Io non ce l'ho le boie, sono privo di boie, mi dispiace. Le boie cosa sarebbero? Scusa. Non lo so, le vendi tu, Kars? Vendi boie? Se sapessi cosa volete cambiare personaggi? Sì. Sì. Volete usare il Jolly? Io uso il doppio Jolly. Perfetto. Bruxelles non può fare nulla. Nel culo la freccia di merda. Quindi ora di usare il doppio Jolly, Marta. È verso la fine lei, ovvio, mica è scema. Ai. Allora. Comunque Stray ha scritto biglie. Non ho biglie io. Io al massimo ho arancini. Comunque uso del personale livello, sì, round 1. Niente. Livello potenza 7. Ah, posto. Chissà se sarà un 9 a 9.
Casuale, vai. Alti, stai buona, non è che porti sfiga tu. Cosa? No, io no. Cosa, Marta? Andiamo col casuale. Occhio, potrebbe essere... Io non lo so, non sarei convinto. Sei sicura, Marta, di questo? Vuoi rischiare? Anzi, no. Anche perché aspetta, col fatto che il tuo avversario è randomico che sta nei livelli, lo sai che significa? Che ci sono personaggi che sono sottolivellati, tipo questo è il livello 1, quindi questo potrei... è livello... Quindi potrei... se fai casuale potresti beccare questi, che fai? Ah, ok, allora mettimi un freezer. Un freezer che ce l'abbiamo al 46, ok? Poi... Mettimi... Vai a destra. Gara 47. Aspetta, torna indietro. Chi? No, no. Il biondino. Curapica. Curapica. No, ancora. Mettimi. Salute, no, Alti. Vai sempre. Ma io non ho fatto niente, ero mutata. Non lo so. Vai. Indagherò. Con Dio. Prova a vedermi con Dio. Vai con Dio, Spider-Man. Sì, Dio. Ok, lui randomici perché c'è il bonus. E vediamo un po' se hai dei personaggi sottolivellati. Forse uno sì. Dovrebbe uno essere Yay. Sì. Yay dovrebbe essere. Sì. Ok, io Akusho, sì, Yay. Sottolivellato lui, livello 1. Ed è il primo che utilizza. Alti non ha le forbici. Stai attento che te li taglia a te i marroni, stai volte, in campana. Mentre dormi, sogni Babbo Natale. Babbo Natale con le calze a rete. Allora, si parte con Freezer che le prende. Fa nuovo danno. Arriva a gara, c'è lo switch. Se le sta prendendo pure gara. Eccola il contrattacco. E gli fa un bel po' di danno. Guarda lo scontro, Stalivolk, che qui potrebbe esserci il colpo di scena. La mossa che è andata a buon fine. Super mossa. Parata. Bella parata di gara. Arriva Dio. Chi è Dio? Arriva di nuovo Freezer. Dai Frito-sama. È in grande vantaggio. Ritorna a gara. Madonna, queste mosse, super mossa. Una super mossa dopo l'altra, ragazzi, non da respiro, eh. Riposa in pace. Oh, una carezza, ragazzi, una carezza. Super mossa. E vince! Gara del deserto. Nel mio gara, sposami, ti prego, sono tutta tua. E ragazzi, è ufficiale, vuoi dirlo tu, Alti? Mistress Lynette passa avanti nel giro. Però premetto che io sono stata in difficoltà, ragazzi. Cioè, Zio Bello ha avuto una rimonta che solo lui. Quindi un premio anche a Zio Bello, per favore. Sì, sì, assolutamente, complimenti. Facciamo partire un applauso, qualcuno riscatti l'applauso, che è tutto che è meritato, Assolutamente, cioè io sono stata costretta ad usare due jolly. Però questa è la dimostrazione che i jolly è bene tenerli fino all'ultimo, hai visto? Allora aspetta che non è aggiornato. Fatemi aggiornare lo schema.
anche in chat da me annunciano questo piccolo particolare che c'è da dire, che da 7 a 2 ragazzi, 9 a 8 è un comeback veramente niente male. Complimenti anche da Bruxelles. Perché... Complimenti veramente, faccio partire ancora un altro applauso per Bruxelles perché si è dimostrato un grande avversario. Allora, adesso la domanda che vi faccio è questo. Allora, volete finirla qui per oggi o vogliamo fare mano contro Kryogen? Ditemi voi. Secondo me si fa tardi. Si fa tardi, ok. Sì. Allora la rimandiamo. Quando vogliamo fare... Allora, la prossima ci sarebbe l'Alfuccio contro Cass. Però, non lo so, l'Alfuccio bisogna sentirlo. Quindi vogliamo prima vedere Kryogen contro Manu? Sì. Ok, allora... possiamo fare domani martedì, mercoledì, ci siete tutti? Vedete? Sì. Va bene, sì. Manu? Alti? Ok, ok. Sì. Ok, allora rimaniamo per mercoledì alle 22, Kryogen contro l'Anal Champion, ragazzi. E chi di voi due vincerà sarà in semifinale contro Mistress Lynette, che è riuscita a passare il turno per un soffio, eh. Se l'hai vista molto brutta, non pensi, Alti? Sì. Molto tosta. Complimenti ancora per tutti e due i partecipanti. Esatto. Complimenti a tutti quanti. I premi sono stati già dati, giusto? Sì. Ok. Strayvolk, che ne pensi di quello che hai visto, di questo scontro? È stato di suo gusto? Ci dica. E voi che siete qui? Partiamo da Cass, che ha seguito con attenzione tutto lo scontro. Allora, Cass, cosa ne pensi di quello che hai visto? Ho sentito più che altro. Dici. È stata una gara appassionante, complimenti a tutti gli sfidanti. Eh sì, assolutamente. Vediamoci, Cass, qual era lo sponsor? Vediamo se siete stati attenti. Tra l'altro, ora che noto lo schema dell'altra volta, a Bruxelles viene sempre sconfitto da una donna, eh. Al precedente torneo, nel primo scontro contro Diario Segreto, lui era stato sconfitto e stavolta è stato sconfitto da Mistress Lynette. Questo si chiama fare il gentiluomo, esatto, non essere sconfitti. Esatto. La vita è sempre andare bene. A Bruxelles è un grande gentiluomo. Invece fammi vedere 20 come era andato in precedenza. Allora, ragazzi, saluto che... Ok, 20. Buonanotte, Bruxelles. Ah no, 20 era stato sconfitto da Strayvolk. Quindi è la prima volta che 20 è in semifinale. Ok. Mentre Marta, no. Marta è la seconda volta che è in semifinale. Vedremo contro chi. Marta, allora, cosa hai da dire a riguardo di quello che hai visto? È stata tostissima, cioè sudato, freddo. Madonna. All'inizio sembrava di no, però poi a Bruxelles ha fatto la sua rimonta. Beh, questo comunque conferma che anche se abbiamo fatto quella cosa che sceglievi sempre tu per prima, non vuol dire nulla, perché altrimenti no. A Bruxelles doveva essere nella merda, invece anzi, sembrava che era lui in vantaggio rispetto sì. a te. Quindi chi sì. inizia per primo non conta proprio nulla. Sì, sì, gran bella rimonta di Abruzzo. Pare non esiste il discorso del counter pick, visto che è automatico. Sì. Esattamente. Molto bello. Molto... Cos'hai da dire, Manu? Sei pronto per quando toccherà a te? Ti senti carico? Pronto. O hai paura del tuo avversario? Mi sono studiato un po' di personaggi nel frattempo. Sì. Mm-hmm. Hai paura, Potter? E tu? Tu, Kryogen? Che ne pensi? Come ti senti? Io mi sento gasatissimo, non vedo l'ora. Io ho un po' paura, contro, cioè, non so, non dico nulla, ma Anche perché Marta ha detto una cosa, ha detto riguardo il vincitore di questo torneo. Dillo quel nome, Marta, non avere paura. E secondo me questo torneo lo vince Kryogen, però... Ma non posso vincerlo, sono l'ultimo arrivato, è la fortuna del principiante. Sì. Non so, io vedo così, poi... E qua mi hanno detto che c'è un grandissimo esponente dell'avere culo. E sarei proprio vediamo tu, se l'avere il primo culo. Ad affrontarlo tu. La strategia.
Stavolta non c'è la tua Juve. Culo. Non c'è la Juve stavolta a salvarti. Ma ci sono i miei beniamini. Che serio. Comunque, visto che ci siamo e non l'abbiamo fatto solo una volta, Cass, a te l'onore, vai con la marchetta. Ma proprio adesso che sono impegnato. Ci siamo concentrati sullo scontro, abbiamo dato lo spazio solo una volta all'inizio. Allora, in vendita abbiamo una Porta Liberty che ha ben 100 anni, ancora col vetro originale satinato. Abbiamo le lampade dell'IKEA fuori serie, coppie di lampade, poi vari vestiti, tra cui anche la polo della Juventus, marchiata Adidas con logo ancora quello ovale invece che la J, polo della Juventus, poi abbiamo diversi vini, selezioni di vini, contattatemi in privato, la grappa di Amarone, sponsor del torneo, abbiamo anche lo smartwatch direttamente nuovo ancora in celofanato, varie paia di scarpe di varie misure, vari vestiti di varie misure, la vaporiera anche per cucinare cibi a vapore e l'ovetto, ovvero la macchina per fare le spremute di succhi di frutta e succhi di verdura. È finito, non hai altro? Prima hai sempre un elenco enorme. Vabbè, ma... Vabbè, anche... Dici altri due prodottini, dai. Tipo? Quello che tu li vendi, che ne so io. No, basta, ho già detto tutto. Ecco, vedi, la campionessa... Marta, hai vinto e meriti di ascoltarli. Questo è un premio tutto per te, Marta. O preferisci le vuvuzela come premio? No, Cass, vai pure. Ecco, Cass, dai, dimmi altri due, dai. Allora, altri due abbiamo... Cosa abbiamo ancora? Aspetta, che adesso c'è un attimo... Ah, sì, c'è la chitarra elettrica del 99. Amplificatori sono stati venduti, fortunatamente. Ottimo. E poi, appunto, abbiamo... L'orologio, anche... no? Lo smartwatch, lo Lo smart... Ah, ok, a posto. Che altro manca? Allora? Le birre, le cose, le... Come si chiama? Ancora. I vini ci sono. I boccali. Tu vendi i boccali della Peroni, ho visto. Ah, sì. I bicchieri di birra da 0,4 litri. 12 bicchieri. Chi fosse interessato, spedisco. Marcati Peroni. Ricordiamo che spedisci in tutto il globo, giusto? No, esatto. Non ti fai problemi razziali, giusto? Perché dovrei. Dico. Appunto. E ricordiamo sempre lo sponsor della nostro torneo. Grappa Gattina della Corte, grappa di Amarone, bontà divina. Esatto, e non ci dimentichiamo che con Cars soddisfatti o inculati. Quindi i boccali sono marca Peperoni, eh. Esatto, Peperoni, pizza di peperoni che mi ha un po' deluso oggi, infatti non la ricomprerò mai più. Ok, ci vediamo dopo domani, Kriogen, stai bello carico, allenati questi giorni, mi raccomando, e non bere troppo. Secondo me non gli serve allenarsi. Kriogen, fammi sapere poi se hai acquistato la lampada nel caso. Devo mettermi d'accordo per qui passare di lì, perché passerò comunque intorno al 20. Ma poi devi venire a Torino, ho capito. Devo venire a Torino perché c'è la mia ragazza che ha una conoscenza su e facciamo un weekend a Torino. Sì, nel caso comunque fatto tenere da parte. Sì, ci provo, se me lo tengono da parte tutti i giorni, why not? Sì, magari metti una caparra su PayPal. Ah, anche sì, volendo. È la cosa migliore, forse, così almeno sappiamo che passi e passi. Dai. Se no domani magari passa il primo, se lo compro. E facciamo un applauso anche al nostro ospite domani, che abbiamo avuto con noi qui visivamente, e cioè Alti. Era qui a fare la telecronaca con me. Brava Alti. Grazie. Ho pensato all'altro ospite indesiderato. Sì, anch'io. Quella è la special guest, che è diverso. La nostra immensa special guest, grande, e ti ricorderemo e non vediamo l'ora di riaverti con noi. Mannaggia te. Il mio piano finalmente sta prendendo forma e Madonna, dimensione. Che piano diabolico che ha avuto. È da più di un anno che ci lavoro su questa cosa, Guarda che devi allargare le stanze, non ci entra. No, io mi dissocio. Allora. Però hai riso. Però mi dissocio. No. Vabbè, Manu, smettila di eccitarti, dai, su. Che eccitarmi, schifarmi. E oggi sono stato schifato più volte. Bene, ragazzuoli, anch'io vado. Notte, Marta. Notte, signorine. Dov'è questa maledetta grappa di Amarone che la devo levare? Ogni volta mi sparisce dalla vista.
E lì sopra. Sì, ma lì è bloccata. Devo cercarla nella lista qui sotto. Ah, beh, certo. Vabbè, qui posso levare la condivisione. Champagne, maglia. Allora, Alti, soddisfatta di questo scontro? Sì. È stato pure più combattuto del tuo, eh? Cioè, comunque ci è mancato un soffio. Sì. Quanto erano arrivati 9 a 8? Sì, 9 a 8, Sì, eh. 9-8. Mancava poco, eh. Si sa, il mio tipo ha sempre indirizzato le Vabbè, ho cose. usato anche il Jolly all'ultimo, Marta. Non è da Certo. escludere che il Jolly pure ha fatto la sua. Anche perché poi nei personaggi random lui si è trovato uno poco livellato anche. E soprattutto che ha combattuto per primo. Ma che cazzo vuoi ammazzare, figlio di In puttana? generale io ho un potere, ho il Sparo in potere di culo, indirizzare sparo. le cose. Potere di cagarti addosso? No, quello no, quello da quando ero piccolo l'ho perso. Era sotto a chi? Tu Perso all'incirca, Alti lo due vorresti questo potere di cagarti addosso in mezzo alla gente? anni. No. Non è un bel potere, dici? No, per niente. Non la consigli Pensiero. come tecnica per far colpo sulla persona amata? Dici, guarda No, tesoro, che ti faccio anzi, la vedere. sconsiglio. Penso E proprio muori, figlio di averlo perso attorno ai di 2 anni, Troia, sto potere. l'ultimo. Cosa, Manu? Penso proprio di Dell'inferno, averlo perso figlio intorno ai 2 anni, di puttana. Vabbè, il questo è l'importante. Tua mamma ciuccia i cazzi Adesso mi devi all'inferno. dire come hai Chi è? fatto. Chi è che ciuccia Mi devi cazzi qui? Cazzo, non ti eccitare. La mamma di sto bastardo. Dimmi, Manu. Devi dire come hai fatto. A fare cosa? Lo sai. Quando lui sarà qui fra noi, te lo dirà lui stesso. Anche perché sono stato aiutato, non ho fatto tutto da solo. Io voglio sapere chi è il colpevole per ringraziarlo. Oltre a me, ci sono altre due persone che hanno collaborato. Due Li persone che stanno in ringrazio. questo server. Li E non sei ringrazierò. fra queste. Lo so. C'è neanche Marta fra queste. Io non ho detto Marta. Beh, lo so perché non è lei. Brava, brava Alti, per la telecronaca. Beh, non è stato tutto sto chissà che la mia telecronaca. No, no, hai fatto un buon do il tuo dovere. Anzi, mi dispiace che per l'ASMR che non si sentiva granché, Vabbè. eh. Dai, ci penserai a farla sta cosa di ASMR di un'oretta ogni tanto nelle Non lo so, forse live? vediamo. Guarda che non è male, eh. Tu lo sai che puoi fare? Fai un esperimento una volta, vedi come esce, vedi come va. Ah, sì. Casomai, se non lo trovi, ti passo anche un PNG ritagliato del 3D, che lo metti lì per finta. Cosa? 3D, sai cos'è un 3D? Beh, non è una bestemmia il 3D, Se non sbaglio, dovrebbe essere il eh. microfono che Certo, il usano microfono con le quelle che... sì, quelle orecchie. che fanno ASMR. Certo. Cioè, Gars era già pronto a mandarmi nel burrone. Caschi male, Gars, con me. No, perché adesso c'è una missione secondaria, perché ho salvato uno che fa... L'esercito ci dà la droga per far sesso con i ricchi e ci uccide... 3D o 3D o Strivolk? Alti, fai vedere il 3D o a Strivolk. Cerca un link e mettilo. Va bene, cerco. Io voglio sapere chi ti ha aiutato. Voglio ringraziarli. Anche Stella non è. Lei non è capace. Lei non è neanche presente. Sì, ma fidati che anche se era presente non era proprio capace, quindi. Tra l'altro aveva detto che sarebbe passata stasera, cioè che avrebbe provato a passare stasera. Evidentemente Una non ci ha delusione, provato. una delusione come tutte le volte. Non ci ha provato abbastanza. Sì. Occhio! Tento Garze. L'hai sentito l'accenno, Manu, eh? Si è fermato all'ultimo. L'hai mandato nell'anagram? No, Quindi. sto scaricando. No, Strevolk dice robe. Strevolk dice robe. 3-do. No, 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 non c'entra. Non sapevo manco di questa console. 3-do. Madonna, Alti, ancora. Ma la smetti? Ma non sei una Ma io ero signorina. mutata, non Pure da posso. mutata ci riesci. No, è Che abile impossibile. mossa, che abile mossa.
il potere. Beh, Manu non ci fa sentire le pernacchie, c'è Alti che ci fa sentire Rutti anche da mutata. Però i miei Rutti si sentono, È vero, era quella la cosa, i Rutti. I Rutti vanno oltre, hanno delle frequenze... Sono di una potenza spaventosa. Messo. Sì, l'hai messo? Però non so perché mi è uscito in questo formato, però l'ho messo. Madonna, ma che è? Non si ci clicco che è un virus? No, ho messo la foto. È sicuramente un virus. No, vi giuro, ve lo giuro. Guarda, io sono appena sopravvissuto dalle schermate blu, non mi fare questo, Anti, per favore. Sì, lo sto vedendo comunque. Che potenza. Comunque poi sistema quella barra sopra nelle tue live, capito? Che è troppo grossa lì. Forse potresti metterla... La riduci un pochino e la puoi mettere o in basso o anche in alto, ma più piccola. Mm-hmm. Quello che è sicuro è quando rifai vedere la mia live, quando riparlerai di quest'altro incontro, se vorrai farlo, o la fai sparire da lì o la sposti proprio, perché sennò non si vedono le barre della vita, non si vedono i punteggi. La metti in basso al massimo. Hai visto che tu sotto c'hai i follower, l'ultimo follower, l'ultima sub? Ecco, metti sopra quello, capito? Sopra ci metti quella barretta lì. Sopra lascialo proprio libero, capito? Un consiglio che ti do. Poi vedi tu. Ok, qui è andata. Proprio il microfono con le orecchie. Sì. Costano pure, Possono costare anche fino a 500, anche 1000 euro, non credere. Minimo 200-300 euro, sempre della 3D, quelli costano un botto. Cioè, esistono anche i tarocchi con 100-150 euro, però quelle sono le imitazioni. Sono comunque soldi. Se a qualcuno servirebbe un microfono da 15-20 euro e già si farebbe miracoli. Ma infatti quello è un microfono proprio se fa ASMR, ovvio, certo. Ok. Certamente. Cambiamo la categoria. Ma chi è? Come chi è? Sai riconoscere Manu quando sbadiglia? No, c'è una tica che mi assalta. Quindi lo sbadiglio si sente. Sì. Non sono le pernacchie che non ne vogliono sapere. Dai, riprova. Beh? Cosa? No, stavo parlando due secondi col mio ragazzo. Non si è sentita nessuna. Manu, ma che fai? Non si sente niente, non si sente. Ne ho fatte due. Devo prendere le vuvuzela? Non ho capito. No. Ma adesso cosa fai? Va su Minchialla? Sì, un attimo che risblocco le ricompense classiche, che magari Altica i punti potrebbe avere delle voglie. Chi lo sa? No, tra poco vado a dormire. Ah, ok. Allora, magari le voglie te le fai venire domani, allora. Quanti punti hai fatto comunque alla fine? 2680. 2680. Tu, Manu? Io ne ho un totale di 5011. Cazzo, la prova adesso. E tu, Cass? Uno. Cosa? Quanti punti hai? Quanti ore ne hai tu? Già che parliamo di voglie, vai, bevi. Ora bevo un attimo che sto rimettendo a posto le cose da sbloccare. Dicevi, Cars, quanti ne hai tu? Ah, non ho idea, penso tanti. Sì? Più di Manu? No, lui di più. E tutti si trattato. Hai ragione. È ora di usare le vuvuzela. No? Non hai riscattato quello? Nessuno che riscatta le vuvuzela. Magari un giorno metto... una cosa da riscattare da 1 milione di punti. E lo sai cosa ci scrivo, Manu? A 1 milione di punti vado su My Free Coming Live. Col cazzo, non lo metterò mai. Magari c'è qualche pazzo che ci arriva veramente. A parte che posso andarci e andare da una tipa che non ha niente di fuori. Alla fine se mostro quello per qualche istante non è bannabile. Giusto, Manu? Sì, giusto. Quindi posso sempre fregarvi così. Ok, allora qui a posto,
abbiamo... Ah, prima beviamo il bolero che ce l'ha offerto il nostro Manu, il nostro Anal Champion, che prima ci ha dato un assaggio della sua potenza disarmante. Già. È riuscito a disintegrare la famosa Triss di Alti. Ah, sì. Alti, ma cos'è questa storia? Ogni volta perdi. Come mai? Boh. Io lo so perché perdi. Perché? La risposta è dietro di te. No, sono chi c'è dietro di te? Dietro di me nessuno. Il muro. Chi c'è al tuo lato destro? Ah, Six. Ok, ho indovinato. No, pensavo che eravate uno spalla all'altro, invece l'hai accanto. Lui è la risposta. Sì. Perché? Separe. Sì, no, ho cliccato male. Perché lui? Vediamo se ci arrivi, Alti. Non lo so. Come dice il detto? Manu, come dice il detto? Non ho ben capito. Non stavo seguendo. Allora, lei continua a perdere nei giochi. E io sì. Ho detto il motivo ce l'hai lì. Sfortunata al gioco. Esatto, esatto. Sei fortunata in amore, Alti, capito? Ah, ok. Tu hai un eccesso di fortuna in amore e questo non ti permette di vincere. Potrebbe essere. Sai, al prossimo torneo, Alti, lo sai che fai? Di al tuo ragazzo, ci lasciamo momentaneamente, vinco il torneo e poi ci rimettiamo insieme, capito? Secondo me potresti farcela. Ecco perché io stravinco sempre. Vedi, Manu? Vedi? Tu hai un eccesso di fortuna al gioco proprio perché dall'altra parte non c'è la tipa. Dal momento in cui la trovi, sarà la tua fine. Videoludicamente parlando. Però almeno poi ciulo. Certo, certo. Però beh, diciamo che tu, se vuoi, avresti trovato qualcuno che ti dà i bacini. No. E fra poco, ci sarà qualcun altro che ti darà i bacini. Se li dessero fra loro. Che bello. Io ancora non ci credo che finalmente sto piano ha preso forma. Io non ci credevo più, cazzo. Io ho più volte dato la mia preferenza. Aspetta, aspetta. Adesso facciamo una cosa. Facciamo una cosuccia, Allora, qui metto BRB, muto tutto.
Io l'ho sentito. Sì, burrone, vai. Ok, eccoci qua. Siamo tornati. Ci eravamo un attimo mutati per parlare di cose nostre, cose top secret, cose deformi soprattutto. Ma sempre quello lì. Ma adesso riprenderemo con Valhalla, un gioco meraviglioso che ci sta appassionando tantissimo. Soprattutto un gioco fatto problematico e anche un po' deforme, sì. Mori cane di merda. Sì. Lo consigliamo a tutti, Manu Valhalla? Sì, tutti quelli che hanno... A tutti quelli che ci vogliono male. Tutti quelli che veramente hanno una pazienza per tirare pugni allo schermo. E ricordiamo che ho visto che sono 23 capitoli e io sono ancora al secondo. Beh, fate due domande. Dopo una cinquantina di ore, eh? Bello, 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 bello. Vediamo se prima di Pasqua riusciamo a finirlo. Te lo auguro. Mori, cane bastardo. Tra l'altro, Manu, devo darti la brutta notizia che anche se dovessi vincere il mio account, questo gioco ce l'ho sull'account Ubisoft, non l'ho preso su Steam. Quindi non potrai gustarti Valhalla, mi dispiace, Manu. Quanto mi dispiace. Quanto ti dispiace. Lo so. No, Valhalla, no party. Meraviglia. Oh, ma chissà come mai quando gioco a robe come GeForce o cose così non crasha niente, eh? Come mai, Manu? Come mai? Perché Valhalla sì, eh? È una cosa che è crashata due volte. Ti godo, muori. Vabbè, quello era un fatto di connessione perché hai visto pure su Discord è successo. Probabilmente ho avuto un istante di connessione mancata, capito? Quello può capitare, sti cazzi. Allora, fammi cercare il gioco. Eccolo qua. E poi è stata una mancanza che è andata a toccare solo il fattore live, ma non è stata così grossa da farmi crashare qui su Discord, per fortuna. E questo è ciò che importa. Comunque non levo quel file di alti che più lo vedo più mi sembra un virus. Non lo è, però mi dà quella sensazione. Non lo voglio vedere. Sporco, bussa via. Preferisco vedere i tuoi Ritter Sport, guarda. Almeno cioccolata per me. Che cazzo sei? Dopo anni potrò fargli sentire la mia imitazione che ho migliorato nel tempo. Schifo. Ti rendi conto? Ne potrei avere due contemporaneamente. Non sei contento? Facciamo una scommessa. Faremo come le gemelle Kessler. Che scommessa? Quanto durerà? Un giorno? Io pensavo anche una settimana, però. Io non so quanto tu vorrai essere aggressivo e forse quanto lo sarò anche io, tra virgolette. Muori. Oh. Magari c'è il colpo di scena, Manu, che viene qui, inizia a tirarsela e se ne va senza che nessuno gli fa nulla, eh. Magari non è più l'uomo gentile di una volta. Magari ora che è famoso inizia a tirarsela. Famoso? No? Non è diventato famoso? Okay. Vabbè, il fatto che tu sia ateo non mi interessa. Stiamo parlando di Luigi adesso. Comunque, dai. Non roviniamo la bella serata dove ha vinto. Interessa. Ha vinto Marta. Marta di nuovo in finale, in semifinale. Però bisogna vedere fra te e Kyogen. Che battaglione. Certo che se vinco io, siamo io contro lei, eh. Eh sì. Finalmente potrei affrontarla. Kars, secondo te come andrà fra Kyogen e Manu? Sinceramente non saprei. Come non lo sai? Non avere paura di Manu, non può più farti del male analmente. Quello non lo farei comunque. Vabbè, mica col tuo corpo. Puoi anche usare un bastone con i spuntoni e metterglielo lì. E vedere il suo volto che si deforma dal piacere. O preferisci farlo su qualcun altro? No. Non può farlo qualcun altro.
Secondo te da 1 a 10 quanto mi riesce in modo decente la sua imitazione? Dai, dimmi. Che io non mi sento, quindi non lo so. 9 e mezzo. Davvero? Sì. Cazzarola. Buono, molto buono. Ti ringrazio, Manu. Ti do un bacino. Ehi, non ti allargare con Manu, eh. Sennò ti mando nel burrone. Manu si è molto eccitato con questa perfetta imitazione. Anche no, guarda. Stavo toccando? No? Ma c'è il rischio che non mi si alzi più, A 30 anni già questi problemi? Dopo ste... Disfunzioni cose... erettili a 30 anni? Dopo ste cose il rischio... Non faccia il furbo. E bevete tutti l'amarone. Crescete sani e forti. Grappa di amarone. Crescete tutti sani e forti. E presto ci sarà la birra Cars. No, magari la birra meglio di no, sai. Che hai indagato? Se mi vedo, se non posso venderla. Vabbè, ma la vendi a 1-1. Infatti, non hai imparato nulla dal barone birra. Il barone birra vive in un paesino in cui tutti la mappa i coglioni e io no. Beh, insomma, un paesino che nessuno gli rompe i coglioni, parliamone. Ma ha detto che sono tutti una massa. Vabbè, ma c'è il poliziotto più coglione degli Stati Uniti, praticamente. Secondo me Cars potrebbe essere un perfetto Ned Flanders. Come, non ti ci rivedi? Vabbè, Ned di noi è una moglie che era figa, ho il cazzo enorme e i figli gay. Cioè, la vita perfetta. Tu, Manu, vorresti stare al posto di Neddino? Oh, guarda che lui si è fatto un sacco di fighe, eh. Comunque ti ho scritto una cosa. Ah, un attimo. Allora, vediamo. È giusto così, mi piace. Non c'è niente di meglio che vedere due fanciulle che fanno a botte nel fango. Non credi, Cars? Cars? Sì. Tu che ne pensi, Manu? Una bella situazione, eh? Entrambe che lottano per il deforme, per il suo amore. Allora, cosa fai? Cosa guardi? È vietato guardare. È vietato calpestare l'aiuola. Ispeziona l'area, signore. Speriamo che non becco qualche missione principale che mi si impalla, perché sennò qui so cazzo. Tipo quella secondaria che t'avevo fatto vedere in mano che non potevo raccogliere l'oggetto. Mi sarebbero proprio cazzo. Comunque la categoria c'è quella giusta? Sì. Ok, posto. Qui cosa c'è? Devo romperlo? Ok. Ah.
uomini saranno con noi. Ah, non devo ucciderli? Ah, ok. Allora, devo rompere quella cosa. Carri merce distrutti. Carri merce, dove stanno? Dove stanno, Manu, carri merce? Tu che l'hai visto? Martedì, no, con Manu, è scattato martedì, dovrebbe stare a Miami, eh? No, non c'è. Te lo ricordi, vero? Sì. Quindi occhio a quello che fa. Sinin, guidami. Che se spara minchiate ce ne accorgiamo, eh? Cosa? Vuoi essere come Platinette? Mano, come ce lo vedi, Cars, come Platinette? Male? Non ti ispira? Io lo so chi vedi come Platinette. Qualcuno che oggi è tornato dopo tanto tempo. C'è te. Si rade a zero e si mette un bel vestito sexy. Bello, bello, ci voleva. Lui è la ciliegina che mancava a questa torta di fango. No, cosa dicessi, un altro aggettivo al posto del fango. Cosa? Ma non la vuoi una fetta? No. Guarda che saporita, eh. Mani pulite e nome giornalistico. Ma che mani pulite? Alexa, stai zitta! Ma chi parla di mani pulite? Parlo di torte di fango, io parlo di mani pulite. Però non l'ho manco detto, Alexa, ma che problemi c'è? Intanto agisce da sola. Si sente sola, allora, una parte. Ma perché non la sto più considerando, non la sto più considerando. Alexa, barzelletta! Perché le papere perdono sempre a nascondino? Perché non riescono a smettere di dire, papà qua? Ve l'aspettavate? Sì. Hello, Abdo, how are you? I'm good, ok. Siamo a partire un bel 4, visto che ne parlavamo. Where are you from? Quack. 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 Bravo, bravo, gli stranieri da Cars. Tutto il mondo è paese. Sì. Cittadino del mondo. Manu, dov'è il tuo amico che somiglia a Eddie Murphy? Dov'è? Quando mai ho avuto un amico che somiglia? Appunto, dov'è? Dov'è? Noi lo vogliamo in chiamata un Eddie Murphy. Where are you from, Abdo? Dai, lo chiediamo a Marta se c'è uno da presentarcelo. Mm-hmm. Ah, comunque, ieri ho visto una cosa che mi ha sorpreso. Che non ce la vedo mai dentro. Maddie Lena era nel suo server con un po' di persone. Erano tipo in 9. È raro che la vedo entrare. Sì. Ho
comunque mi sa che prossimamente abbandoneremo altri server, eh? Mm-hmm. Anche perché da un po' che non entriamo da nessuna parte. Mi ha fatto un'eccezione ieri, ma non lo so. Sono rimasto un po' perplesso. Dov'è Babbo Natale con le calze a rete quando serve? Non so che Babbo Natale conosci tu, eh. Il migliore, ovviamente, il migliore. Non avevo dubbi, guarda. Comunque nella prossima live forse qualcuno riceverà la cittadinanza anale. Vediamo, Manu, se hai capito chi è. Kriogen. Kriogen, sì. Vedremo, ci sto pensando. Se la potrebbe meritare, sta facendo un ottimo lavoro comunque. I'm fine too. Senti che padronanza della lingua. Onestamente io con la lingua. Allora Manu, non vedi l'ora di gustarti quell'oretta di ASMR di Alti? Eh? Perché no? Perché? Ma cazzo, avevo di fronte. È una donna, non è una donna. Sì, so. Non ti piace l'ASMR in generale o non la senti orecchiabile secondo il tuo gusto? Un po' e un po'. E lo facciamo fare a Cass? Cass, un po' di ASMR tu lo faresti? Mai fatto in ASMR in games. Dai, uscite e non mi rompete le palle, dai. Roberto, dai, uscite? Cosa aspettate? Oh! Ma che faccio? Mi libero e non è. No, non è lui. Non la vogliono la libertà? Ora ti ammazzo. Domani allora cominci Record of Ragnarok, Manu? Sì, tanto ho finito Rick e Morty. Buono, così poi ne parliamo. Tanto io oggi mi vedo le ultime 5. E poi domani mi dici come mi sono sembrate le prime carine. Il cappuccino. Che cosa vedi? Già, che cosa vedi? Vedo un mondo pieno di deformi. E minchia, guardi. Sì, i miei occhi. Ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora uno. Non più di uno. Oggi pomeriggio c'era un grande film in televisione. E lo sai cosa? Sette chili in sette giorni. Un'altra volta, visto che te l'ho detto. Dicono già qualche sera fa. Giustamente l'hanno rifatta a grande richiesta di pomeriggio, no? Tu l'avevi visto, Cars? Ma tu hai visto la versione normale o quella estesa? Quella estesa dura più di 3 ore. Quello che duro sulla rete 4, quindi pensavo che fosse quella normale. Ve la consiglio quella estesa, eh. Riempie un sacco di buchi di trama. Della trama molto profonda di quel film. Tu mai non l'hai mai vista la versione estesa?
credo proprio di no. È figo, è figo. Ah, fratello cieco, benvenuto, benvenuto. C'è anche una parte, avete presente l'infermiera con i meloni che sta da loro a lavorare? C'è una parte in cui c'è il pugile che la violenta verso la fine. Ovviamente in modo ironico. Beh, certo. Cioè, lui è lì tutto arrapato e lei si lamenta sorridendo. Perché a proposito di versioni estese mi viene in mente l'episodio che ho visto oggi di Rick e Morty. Perché? Stavano vedendo la versione estesa di Miracolo della 34esima strada. Di cosa? Miracolo della 34esima strada. Che schifo il film. Sì, infatti. Ricordavano la versione estesa. No! C'è, guardate, c'è un miracolo nella prima strada, c'è un miracolo nella seconda strada. Madonna mia, ogni volta che davano quel film per me era un dolore, una merda allucinante. Stanno sul cazzo tutti. Qual è? E poi la ragazzina non è quella di Matilde Sei Mitica. Sì. Non è Matilde Sei Mitica, l'ho gradito. Ma quel film lì mi faceva proprio cagare. Quel Babbo Natale era di un buonismo falso allucinante. Però nella vita reale era anche un balocco. Pronto a sgozzare i genitori e abusare di bambini inermi. Testa piena, godo, godo. Frodo? La tua testa, godo. Amica. E illuminava tutte le strade, dicendo che c'è un miracolo. Beh, è giusto, no? Eh sì. Qui la fatta. Tocca ad avamposto e al carico britanno. No, a posto. Anche questa missione inutile l'abbiamo fatta. Ma l'altro era anche il di Robin Williams. Ma l'altro che cosa? Non ho capito niente, Manu, dimmi. Era anche la figlia piccola di Robin Williams. Di Doubtfire. Doubtfire. Sì. È vero. E di recente ho visto una foto di loro cresciuti. E la figlia piccola non è cresciuta tanto bene. Era la tua età. Però la cerco un attimo. Ma è vero che di quel film vogliono fare un remake? Spero di no. No, è basta con questo cazzo di remake. Si chiama Mara Wilson. Senti come urlano bene quando bruciano ste merde. Scusamelo. Allora, fammi sono cercare. E sono anni che non fa più cazzi. Ah, Mrs. Doubtfire è uscito prima, miracolo, nella 34esima strada. Un ottimo idea. Un attimo, però cerco una foto dei figli di adesso. Sei bellissima come una persona. Nelle tempie del sole di mezzogiorno, amico mio. Lo so. No follower. Il tuo bastone di fiducia. Benvenuto. Cioè, guarda la cosa triste della foto di gruppo, Manu. Che in quella recente non c'è Robbie Williams. Sì. È un grande dolore questo. Vabbè. Lui ha deciso di salutarci. Ma come prima. Ci rimanevate se in quella di adesso ci mettevano Robbie Williams il cantante? Non è la stessa persona. Lo so. Dove ci scrivi bello il tuo bastone di fiducia? Amico tuo, ma non il tuo bastone di fiducia. No. Amico bastone? No, il tuo bastone di fiducia sarà un amico di mano. Guarda che io ce l'ho qui, no. Il bastone di legno, No, non è il mio amico. Guardate, eccoli qua. C'è anche 007. Che all'epoca era anche doppiato da Tonino Accolla. Ehi, Venti. Mi è esploso Twitch. Ah, sì? Succede. Twitch si diverte così. Chi ha vinto? Te lo dice Manu chi ha vinto. Manu, a te la parola. Ha vinto la tua patrona. L'Argentina. Sì. 9, anzi 10 a 8. 10 a 8. E si è rischiata, c'è stata una risalita mostruosa.
Una risalita immensa proprio. Cazzo. Ha quasi rischiato di perdere. Poi all'ultimo ha usato il jolly e questo ha messo un fermo, anche perché era il doppio jolly. E a lui è capitato anche un personaggio non livellato. Ed è morto male. Comunque ti chiami come mio zio. Ma stavolta il rischio è stato ancora più grosso, Cioè 9 a 8 è grossissima, quindi è successo peggio di te ed Alti. Cioè all'inizio sembrava un remake della situazione fra te e Alti e poi dopo ha preso una situazione ancora peggiore. Infatti Marta era molto preoccupata. E mo se ne parla dopo domani, quindi mercoledì il nostro Anal Champion Manubita contro Kryogen. Però gratis, non puoi avere il nuovo sfidante, nuovo sfidante. Ovviamente anche mercoledì avremo degli scontri di esibizione e poi andremo col piatto forte. E il vincitore lo metteremo accanto a Mistress Lynette nella semifinale. E poi andremo a vedere per il prossimo e ultimo scontro di questi quarti, Cass versus Ralfuccio. Io tifo contro Manu. Manu Kryogen, tifi per Kryogen? Yeah. Ma come mai? Cosa rappresenta per te Kryogen? Ah, tra l'altro io sono dimenticato una cosa. Non avevo messo il controller al mio personaggio. Ok, ora l'abbiamo messo. Manu, te l'aspettavi? Avere 20 contro? Ma per quale motivo? Come mai? Mi aveva dato fiducia nella mia partita. Ah, ok, ok. Quindi è un ricambio di fiducia. Insomma, tanto torna in vita. Quindi stai dicendo che Manu un po' gufava? È uno iettatore per te? Perché Manu ha vinto lo scorso torneo. Oh, ma ho l'impressione che qui nessuno vuole che Manu vinca questo torneo. Stai sul cazzo a tutti, ma... lo so. Però... almeno nello scontro di stasera contro Alti avevo Marta che tifava per me. Ora chiediamolo direttamente a Manu. Manu, tu tifi per te? Tu sì. Vuoi vincere questo torneo? Sì. Direi allora vedi. Qualcuno tifa per te e sei tu. Venti, ma come ci rimani se il torneo lo vince Manu di nuovo? Cosa inizi a pensare nella tua mente? Qual è il primo pensiero che inizia a girare nella tua testa? Ah, saresti felice per lui. Che carino. Apro qualcosa la testa. Che bel gesto. Tra l'altro forse qui stiamo per dar vita a una nuova situazione, un nuovo accoppiamento, lo sai? E tu sai qual è Manu, il nuovo accoppiamento? No, non da quel punto di vista, un padre e un figlio. Venti figlio di Ralfuccio. Sì. Lo vuoi Ralfuccio come padre, Venti? In fondo lui è un ex schiavo di Marta che come te parla tranquillo, rilassante, tutto a voce bassa. Si potrebbe quasi dire che era un tuo antenato. Come, non l'hai conosciuto Ralfuccio? È anche uno dei partecipanti del torneo, eh? Potresti trovartelo contro, magari. Eh sì, è vero, sta nel tuo girone. Quindi se Ralfuccio batte Cass, te lo trovi contro. Venti contro Ralfuccio. Eh? Come lo vedi come paparino, eh? Ti piace l'idea? Considera che Marta sarebbe molto contenta di questo. Mi vede molto ben assortiti. Vabbè, tu pensaci, Venti, pensaci.
Sotto in mano qualcuno smetterà di darti i bacini? O continuerà, visto che da quello che ho notato oggi c'è stato un continuo di questa situazione. Sa che non smetterà. Mi toccherà mandarlo sempre nel... Ti mancavano queste situazioni, eh? Queste situazioni un po' alla Joe Marmellata. Anche se lui non ti dava i bacini. Non so cosa faceva, ma faceva altro. Che faceva Joe Marmellata? Non lo ricordo. Vabbè, rompeva i coglioni, però. Sì. Gli continuerò sempre a chiedermelo, Manu. Ma cosa gli fai agli uomini, tu? Io vorrei fargli schifo. Ah, ok, alla prossima, Venti. Che cosa? Vorrei fargli schifo, però... Non ti riesce bene. Chiedi un consiglio a Cass, magari lui può darti qualche dritta. E allora chiediamo. Cass! E ascolta Manu che deve chiederti un consiglio molto importante. Sentiamo. Come me lo metto dai coglioni? No, una cosa generale, perché magari poi ne spunta un altro. Quello e qualunque altro uomo. Manu vuole sapere qual è il segreto per far schifo agli altri uomini. Sento risposta. Cars, ma ci sei? Cosa? Manu vuole un consiglio da te. No, che cazzo ha detto? Parlava piano. Manu, per favore, puoi ripetere? Non posso parlare. Vabbè, parlo io per lui. Vuole sapere qual è il segreto per far schifo agli altri uomini. Lui come fa a essere repellente agli altri uomini? Ma non lo so. Come non lo sai? Cazzo, ma che amico sei tu, scusa? Ma tu vuoi soltanto vendergli la merce e non lo aiuti? Se sei gentile, magari poi lui è gentile con te. Magari arriva un beat. Vero, Manu? Mm-hmm. Niente, non sai come aiutarlo, quindi. Ma io solitamente sono me stesso e gli uomini non mi cercano. Perché Manu non è se stesso, è qualcun altro? Ah, quindi Manu sbaglia a essere se stesso. Manu, vedi? Tra virgolette ti ha detto la verità. Il tuo essere te stesso attira gli uomini. E io posso diventare molto sgradevole. È da un po' che non lo sai, però, So. Deve tornare lui? L'innominabile? Per farti tornare sgradevole? No, perché poi scoppierebbe qualcosa di grosso. Ma secondo te se lui torna nei tuoi riguardi sarà come sempre o è cambiato? Cioè ci aspetta un uomo nuovo? Voglio sperare cambiato, ma non credo. Esteticamente non lo so. Umanamente potrebbe essere. Allora, l'avamposto si trova in una foresta a sud di qua. Che cazzo è Quatford? A ovest del lago Dudmaston. Quatford. Oh. Ancora alti, nonostante non è in chiamata. Wow. Io sparo. Appunto, dicevo, potrei diventare estremamente sgradevole nei confronti di qualcuno. E se lo divento, poi succedono cose. Parli di bambini che danno bacini? Sì. Poi succede che va a piangere da alti, poi alti si incazza con te. Dici? Dici che se la prende con me? È ovvio, è tutta una catena. Quanto romanticismo. Vabbè, ma non sai qual è il fatto? Cioè, se tu la reazione ce l'hai quando Alti è qui, lei ha le prove di quello che sta succedendo. Quindi la cosa finisce lì, capito? Quindi secondo me devi tirar fuori quel lato quando c'è sia lei che noi. Così siamo i testimoni della situazione. Sì, ti conviene fare così. Così molti meno problemi, diritti al sodo e chi si è visto si è visto. Ma oggi ha solo detto o ha fatto? Perché io non mi sono reso conto. Forse ha anche fatto. Sì? Dov'era Cars?
Dov'è la Kars? Kars non c'è mai in quei momenti. Magari se c'era se li beccava lui. Avrò altro da fare. Lo usavo come scudo umano. Vuoi essere il suo scudo, Kars? Che ne pensi, Kars? Ti piacerebbe? Sentilo, sentilo come ci ignora. Kass! Che c'è? Dico, vorresti essere lo scudo di Manu? No. Ma sai perché? Lo scudo da tutti i maschioni che vogliono abusare di lui. A chi potremmo chiedere questo favore nei tuoi confronti, Manu? Chi potrebbe essere il tuo scudo? Strevolk, sei ancora qui? Allora, l'avamposto si trova in una foresta a sud di, ok, a ovest del lago Dunstone. Allora, questo è il lago, no, sud ovest. Posto di Wemp. Ah, eccolo, è questo. Ci sei, Stray? Ci sei o non ci sei? C'è, mi sa. Non lo vedo scrivere da un po'. Voglio vedere se è in chat. No, non c'è. Non c'è. E chi può farti da scudo? Delle persone a destra, chi potrebbe essere? Perché non combatti il fuoco con il fuoco? Cioè? Prova a convincere l'altro wolf a darti una mano. Non pensi? Anche se l'altra volta non sembrava gradire certe avance di quell'altro, quindi forse lui è contento se quello va da te. Se no vai da un bravo psicologo e fatti convincere che ti piace il salame e hai risolto. Dici che fallisce? Sì. Kass, che consiglio vuoi dare a Manu? Meglio che non li seguo i miei che fanno male. Ma hai capito la sua situazione qual è? Sì, sì. Lui non vuole più bacini da un uomo in questa chiamata. Quest'area è chiusa. E qual era il tuo consiglio che fa male? Sentiamo, Kars. Aspetta, sono in mezzo a una sparatoria. Tu mi chiedi sempre consigli quando... Ma tu sei bravo, tu sei bravo. L'avamposto ti scrivi con piacere. Rubante. Guarda che non è Matrix. Tu sei l'eletto. Sei letto. L'eletto nel letto. L'avamposto di Wendokan. Rubando il carico, indebolirei... Ma l'uomo nero cosa ne pensa di tutto questo, Manu? Una storia... Oddio, non è che mi ha preso lei, mi ha compreso per... Sì? Quindi lei sta godendo di questa situazione? Non dovrei. Sto siedo, madonna. Ora ti scrivo una cosa. Dovremmo trovare qualche bella lesbicona per Marta, così saremo noi a ridere poi. Ma anche impegnata. Che ne vuole una free. Kass, tu conosci qualche lesbicona bisessuale disponibile? No? Vabbè, ci abbiamo provato. E voi in chat, se c'è qualcuno? C'è qualche lesbicona? Dobbiamo fare un regalo di compleanno a una nostra amica. Dimmi quando hai scritto che vado a vedere. Scritto? Ok. Vediamo. Aspetta, fammi vedere e poi vai verso nuovi orizzonti. È buon segno, è buon segno. Sei contento?
Ok, ora puoi andare e ricordati che lui sta per tornare. Ti ho mandato una bella immagine in privato. Non lo vuoi proprio accettare, eh? Vabbè, secondo me in parte lo vuoi accettare, ma in un altro modo. Ricordati che tu sei il boia, eh? Molla, va, che spammone. Sei peggio di Cassina nel market. Ma basta, basta, abbiamo capito, eh. Che spammo le Q. Secondo me dovresti mettere le M in questo caso. Si abbinano di più. Vabbè, vabbè, dai. A domani notte, Manu. Allora, torniamo a noi, va. Torniamo a divertirci su questo capolavoro. Tesori? Mi sta urlando libertà. Sono molto libero. Ecco, siete liberi. Dovrai dare man forte alla contea. Dobbiamo andare lassù. Siamo quasi, eh. Sistemati. Ora andrò da Ivar Cheolbert a Westbury prima che Ivar faccia altri guai. Ok, a posto. Torniamo alla base.
po'. Facciamo questo. La postazione del cazzo, non riesco a farla, incredibile. Che devi fare con la missione? No, niente, liberare la sua postazione. Minchia, non riesco. Sono bloccato qua da 10 minuti, incredibile. Che poi la postazione del cazzo a livello facile. Allora, Westbury è lungo la strada ovest dei resti di Hillgate. Hillgate. E lungo la strada ovest. Ah, intanto fammi salvare. Ah, non posso. Vabbè. E lungo la strada a ovest dei resti di Hillgate. Hillgate. Sempre finisco sempre i colpi sul più bello, porco Dio. Hillgate. Dove sta sto posto? Forse è un luogo che devo sbloccare. Westbury. Questo non è. Non mi stanco mai. Lungo la strada ovest dei resti di Hillgate. Dove sta sto Hillgate? Secondo me è un posto che devo sbloccare. Facciamo così, proviamo a vedere, ad andare qui, non lo so. Vediamo se da quelle parti.
senso. A volte questi viaggi fanno vedere quasi sonnolenza. Viaggi in turistica, te. Sì. Sei riuscito? Siamo al posto di merda, minchia, 20 minuti. Bravo, bravo, così si fa. Sto parcare è carino, però che altro non riesco a vedere dove sono i suoi principali. Quindi il menu non è molto intuitivo. No, col 5 sono fatti un po' più furbi. Fai fatica proprio a vederlo, non è che c'è anche l'elenco tipo missioni principali, secondarie, eccetera. Allora, vediamo adesso. Lungo la strada ovest dei resti di Gate. Lungo la strada ovest. Ah, eccolo qua. E lungo la strada ovest dei resti di Hillgate. Aspetta vicino all'ingresso nord-orientale di questo. Questi sono i resti.
Una strada ovest. Nord, sud, ovest. E qua è. Vabbè, vediamo. Vabbè, il posto l'abbiamo trovato. Ora dobbiamo soltanto seguire il percorso. Vediamo un po' se di qua. Mostrami ciò che ci attende. Vediamo se è di qua. Potrebbe essere quel villaggio. Due colpi è morto, poi si è sparato 5 colpi, non è morto. Trovato. Era bello distante, ma alla fine il luogo era quello che temevo io. Perfetto. Segniamolo sulla mappa. Bello sentire quando brucia. Alexa, barzelletta. Ci sono due anatre. Una chiama l'altra e dice: vieni, ti ho chiamata, ma dov'eri? E l'altra anatra risponde: qua. La conoscevi questa?
muore, minchia, quante cose. C'è sempre da imparare, c'è sempre da imparare. Ah, dovremmo essere nelle vicinanze, eh? Bisogno dei tuoi colpi. Devo sparare 8 colpi in corpo. Volevo tetra se caro su carne. Come nella vita reale, no? Sì, sì, è uguale. Revolver, cazzo, no. Lo senti? C'è 8 colpi addosso, di cui c'è in faccia. Credo di sì. Ivar, c'è Albert. Salute, Eivor. Stavo dicendo al principe che oggi Thor è con noi. La vittoria è certa. Dunque, qual è il tuo piano? Quel bastardo di Ynir è a capo del villaggio. Mostriamo a questa gente cosa accade a chi si piega ai britanni. Facciamoli a pezzi, riduciamoli in cenere e tagliamo la gola di Ynir. Giusto, ragazzo? Desidero essere valoroso, non crudele. A tagliare le gole ci penserai tu. Che cazzo? Fumo e fiamme alimenteranno il desiderio di pace di Rodri. Ynir non è importante. La pace è per i poppanti, ma fa come credi. Ambientare così livellata. Ah, ho il sangue che ribolle. Attacchiamo ora e lasciamo una scia di sangue. Un approccio furtivo ci darebbe più tempo. Ma preferisco rumore e furia. Ma fa quel poi che devi. GTA, ok. Ah, sì. Bruciamo ogni cosa. Ridurremo questo luogo a un mucchio di cenere. Vieni, Ceolbert, combattiamo! Lascia che i sassoni fuggano, Ivar. Solo i britanni meritano la nostra ira. Il tuono di Thor è con noi! Andiamo a fare il culo, va. Capron! Portai a Tiflewina!
Perché queste cose rallenti ogni volta? Quindi vi rompere i coglioni. Lanciare normale. Sbarazzarmi dei soldati. Meno uomini per rompere. Segrateli tutti. Ti seguono finalmente. Per ora sì. Dipende come gli gira. Questo è
era l'ultimo. Diamo un bel massacro. Il prossimo torneo con Demmer, puoi dire? Sì. No, ogni due giorni, insomma. Sì, dai. A parte quando c'è il weekend, però sì. Ryogen versus Manu. Fai andare davvero in bestia quando non mi ascolti. Cazzo di un Mike sembra super dopato. Questo era l'ultimo. Diamo un bello sguardo al nostro operato, Cheolbert. Te dici che Ryogen riuscirà a fare il miracolo e levare il titolo al campione? Eivor! Hai visto Cheolbert? Gli sono cresciute le palle. Rendo grazie per la vittoria e chiedo perdono per le vittime. No, Cheolbert, il tuo dio mi annoia. Ridi un po', abbiamo vinto. Non mi sono divertito per niente, Ivar. Io ed Eivor siamo nati per questo, ragazzo. La danza di spade, il sangue, le ossa rotte e i denti digrignati. Questo spargimento di sangue ti ha soddisfatto? Era tanto da placare la sete di Fenrir. Perché fermarsi? Cheolbert, vorrei sapere che cosa ne pensi. Sei felice della nostra vittoria? Io... credo di sì. Vorrei avere presto notizie di Rodri. Cosa intenderà fare? Vedrà le fiamme. Saprà che Westbury è un mucchio di cenere. Quella pustola infetta dice che solo un drago può ucciderlo. Presto vedremo se è vero. Cerchiamo la pace, Ivar, non la vendetta. Se non vuoi accettarlo, puoi tornare subito a Repton. Tu non conosci Rodri come me, Eivor. Non sai che razza di viscido bugiardo può essere. Ora basta, però. Mi serve un momento di calma. Ti serve bere. No, Ivar. Vera calma. Una ritemprante camminata nei boschi. O un po' di pesca. Vi va di pescare? Pescare, eh? Cerchi una pozza calda in cui inzuppare il verme? Ho visto un piccolo stagno. Venite? Potremmo prenderci un attimo per rilassarci. Ci siamo quasi. Pescare non mi piace. Dove sta la sfida? È impossibile che il pesce mi uccida. Nelson! La mezza dei! Qui andrà bene. Peschiamo anguille. Deor la fa d'ora la zuppa di ortica con anguilla appena pescata. Io non pesco. Andate pure. No, come te, siamo a divertirci. L'acqua ribolle di pesci affamati. Sto pescando. No, io sto schiarendo quanto sia male. Bravo, Eivor. Un'anguilla. Ho pescato un'anguilla, che bello. Buona l'anguilla, solo dopo il sushi. Devo trovare un salmone, un salmone. Tranquilla, faremo un'ottima zuppa. Presa, portala a riva. Ho tre anguille in un attimo, eh. Il vescovo che pescatore sarà felice. Raccontiamo a Ivar della nostra missione. Sapete, fa una pippa a due mani. Sì.
Lui c'ha una canna fatta di magia, non puoi dimenticare. Eccolo qua. Tutto per te, Ivar. Tieni il pesce. Ci è voluto più tempo che arrazziare il villaggio. Abbiamo anguille per un banchetto. Il vescovo ne sarà felice. Ecco che arriva il virtuoso. Ah, che strano modo di festeggiare. Ma tutto sommato, Cristo era un pescatore di anime, non è vero? Vescovo, salute! Abbiamo gli ingredienti per una zuppa. Grazie, Ceolbert. Ma ho il cuore triste. Molte case sono bruciate. La ricostruzione sarà lunga. Avresti dovuto vedere Ceolbert combattere. Sarà un aldermanno con le palle, temerario e feroce. Dovrei essere invece giusto e retto, ma apprezzo le parole. Ho inviato un messaggio ai britanni. Prego per la pace con Re Rodri, malgrado l'assassinio del fratello. Ha giocato a nostro favore. Guardate dove siamo. I britanni implorano come lattanti. La battaglia è finita, ma il dialogo non è ancora iniziato. Dobbiamo riflettere bene su chi di noi si presenterà ai negoziati. Le prossime mosse sono decisive, miei lord. E dopo quanto è accaduto a Quatford, credo che Ivar non debba partecipare. Che cosa? Dopo tutto ciò che ho fatto, dovrei abbassare la testa. Il buon vescovo ha ragione, Ivar. Tu sei un guerriero, non certo un paciere. Fottiti, morso di lupo. Io conosco Rodri e so di che giochetti è capace. Io ti ho avvertito. Se sentirai un mio peto, sarà il mio saluto al bastardo. Hai ferito il suo orgoglio. Se sai come lenirlo, suggeriscimi la cura. Il suo orgoglio è problematico e la sua rabbia è imprevedibile. Ma ha un animo sincero. Ah, penso che catturerò un cinghiale. E lo farò allo spiedo con lui, ascoltando le sue storie di guerra. Ne sarà felice. Vescovo, dobbiamo prepararci all'arrivo di Rodri. Raduna gli uomini e prepara un campo qui. Se sarà pace o sarà guerra, è presto per dirlo. Attenderemo. Detesto attendere. Ci rimettiamo a Dio. Preghiamo e rendiamo grazie per questo momento sereno. I britanni sono arrivati. Il momento è passato. Di qua, alla grande quercia. Dov'è Ceolbert? Deve essere presente in qualità di futuro aldermanno. È andato a caccia. Di cinghiali, diceva. È passato un po' di tempo, no? Non possiamo aspettare. La pace va decisa ora. Lady Angarad, salute. Veniamo a parlare di pace. Siamo lieti di saperlo. Ma dov'è il vostro grande re? È rimasto al castello su mia richiesta. La sua presenza poteva scatenare il tagliagole Ivar. Tagliagole è chiuso nella sua tenda. Entrambi temevamo i nostri compagni più bellicosi. Sembra che siamo in sintonia. Un eccesso di cautela non è mai dannoso. È un buon segno. Forse dunque riusciremo a porre fine alla guerra e a tutte le sofferenze. E la tua proposta? Ritireremo i nostri soldati nei legittimi confini delle nostre terre. Chiediamo solo alcuni giorni di tempo per organizzare la partenza dal castello di Castle. In cambio, voi cesserete le ostilità a partire da ora. Sono termini generosi. Abbiamo una tregua. E sia. Bene, un negoziato rapido e pacato. Dio sia con te e con il tuo re, Lady Angarad. Salute a voi. Ci siamo sfidati in guerra. Ora ci rispetteremo in pace. Sono confuso, Eivor.
In un battito di ciglia un ciclo di sangue e morte si è concluso. Hai percorso un cammino difficile, Vescovo. Se Olbert deve ricevere la buona notizia, andrai tu a dargliela. Andrò a cercarlo. Ok, direi che può bastare, va. Diciamo, abbiamo fatto poca roba, ma giusto perché c'è stato il torneo di mezzo, se no facevamo anche di più. Sì. Salviamo, va. Che dire, è stata una bella sfida quella di oggi fra Mistress Lynette e Bruxel, molto combattuta. 10-8, ci è mancato poco, ci è mancato poco che Bruxel facesse il miracolo. Niente male, niente male. E vabbè, dai, poi vedremo un po' mercoledì fra Kryogen e il campione Manubita chi riuscirà a trionfare. Quindi che dire, ragazzi, per oggi è tutto dal vostro Light. Hasta la vista!